Ora è il momento di un video molto breve sulla Calabria migliore, sulla Calabria della solidarietà, dell'umanità, sulla Calabria dei ponti e non dei muri. Crotone. Sono le 20:50 del 4 novembre 2021. Una chiamata alla sala operativa mette in allerta le volanti Zara ed Esaro. Un veliero era rimasto incagliato in una delle tante spiagge di Isola Capo Rizzuto. Una pioggia di rotto, un forte vento e il mare di risacca facevano oscillare paurosamente quella barca che rischiava di ribaltarsi. A bordo tante persone gesticolavano chiedendo aiuto, tra di loro donne, bambini e disabili. Inizia così il salvataggio di 73 disperati, una tragedia evitata per il coraggio di alcuni uomini in divisa. Abbiamo provato prima con una zattera gonfiabile, ma il vento se l'è portata via e a quel punto non c'era altro modo che buttarsi in acqua per salvare quella gente che si sporgeva dalla barca e gridava aiuto. I bambini erano terrorizzati, sballottati dalle onde. Nessuno di loro sapeva nuotare. I genitori ce li porgevano disperati, implorandoci di prenderli. Non abbiamo esitato un attimo. Ci siamo tolti i cinturoni e gli anfibi, buttandoli sulla spiaggia, ed insieme ai miei colleghi abbiamo formato una catena umana. Ho due bambini piccoli e in quel momento era come se uno di loro mi stesse abbracciando. Un bimbo, quando è in braccio al papà, sente che non gli potrà succedere niente di brutto. Ogni bambino salvato dalle onde sulle spalle di quegli uomini in divisa ha uno stesso nome, umanità. Ricordiamoci sempre di questi angeli in divisa, ogni giorno. E ricordiamoli non solo quando rischiano la vita per soccorrere e salvare gli altri, soprattutto chi è in difficoltà, dopo lunghi viaggi verso la speranza, fuggendo da drammi e povertà. Lo hanno sempre fatto e non smetteranno mai di farlo, perché su quelle barche ci sono bambini, donne e uomini da soccorrere. Ci sono esseri umani, ci sono voci da ascoltare e voci da accogliere. Di questi uomini spesso non sapremo mai il nome. Sono solo divise, inzuppate di sudore e di acqua di mare, ma piene di umanità.
è la Calabria che vogliamo. Questi eroi non solo hanno un nome, oggi sono qui con noi. Io avrei voluto premiarli qui sul palco, ragione di servizi, loro sono militari, non ce lo consentono, per cui abbiamo qui anche in sala insieme a loro, che li salutiamo con un caloroso applauso, il sindacato che li rappresenta, il SIULP, che è guidato dal segretario regionale, l'amico Peppo Lupia, sempre presente ai nostri lavori, grande attività facciamo insieme al SIULP per l'affermazione della legalità, e quindi io invito Peppe qui sul palco e poi scendiamo giù, perché questi poliziotti hanno un nome. Adesso Peppe vi dirà qualcosa e poi col segretario generale scendiamo giù a salutarli. Grazie. Grazie Tonino. Consentimi di salutare tutti i presenti, ma soprattutto le delegate e i delegati di questo 13° congresso regionale. Grazie Tonino per il tributo, il riconoscimento che hai voluto dare alle donne e agli uomini della Polizia di Stato e soprattutto a questi quattro valorosi colleghi che, come abbiamo visto nel video, su una richiesta di intervento hanno messo a repentaglio la propria vita per salvare queste 73 vite umane, perché parliamo di questo ogni sbarco. E ahimè, in Calabria quest'anno specialmente ne abbiamo avuto parecchi, si parla più o meno di oltre 6.000 persone, 6.000 migranti. È un onore per noi del SIRP oggi essere qua, anche se noi Gigi alla Cistri ci sentiamo come a casa nostra. È un onore veramente partecipare, condividere e sposare insieme a voi il lavoro che voi fate per la Calabria. Lo diceva e sposo in pieno le parole del Presidente Occhiuto, perché quello che voi fate, al di là della vostra etica, l'avete sempre fatto con responsabilità, con progettualità, e tu Gigi stai portando la Cistri a livelli altissimi, assumendoti delle responsabilità e soprattutto mettendoci la faccia. Io voglio ringraziarti a nome mio personale, all'amico Gigi, all'amico Tonino, a tutti i componenti della Cistri, ma soprattutto a nome del SIULP, a nome di tutti i segretari provinciali che oggi sono qua insieme a me, e voglio ringraziarvi per l'attestazione che a questi quattro colleghi, che oggi purtroppo abbiamo avuto delle autorizzazioni ministeriali al 50%, ci hanno autorizzato solamente la loro presenza, ma io i nomi li posso dire, quindi se mi permetti Tonino Gigi. Voglio ringraziare insieme alla CISL, vi ringrazio ancora, il vice ispettore Luigi Crupi. L'agente scelto Riccardo Agresti. L'agente Luigi Beraldo. E l'agente Giovanni Farris. Questo riconoscimento, Tonino, vi fa onore, e Gigi vi fa onore a voi e a tutta la CISDE, e noi lo vogliamo estendere anche al di là dei colleghi, a tutte le donne, gli uomini in divisa, e consentitemi anche nel mondo della sanità, perché anche loro in divisa nella pandemia hanno fatto un grandissimo lavoro. Grazie a voi. Allora, consegneremo, sì. Scendiamo comunque. Quindi consegneremo a questi ragazzi questo attestato, e preferirei avere con me anche il sindaco, se c'è, così lo facciamo avendo un'istituzione. Passo.